sono particolarmente felice di avere due dei quattro autori, giusto, di questo libro, che sono il professor Paolo Cesaretti, alla mia destra, e il ricercatore Francesco Mores, che ci parleranno, ci illustreranno di questo libro, permettendoci di andare più a fondo di quanto non facciano le pagine stesse. Ricordo ovviamente per tutti coloro che fossero interessati che il libro è in vendita qui in libreria alla cassa, quindi se desiderate acquistarlo e anche farlo autografare, come di solito facciamo, potete farlo liberamente e gli autori saranno felici di siglare di propria mano le copie che eventualmente deciderete di comprare. Io a questo punto passerei subito la parola a Francesco Mores, che apre questo incontro. A tutti voi auguro un buon ascolto, un buon tempo con noi, e ringrazio ancora tutti quanti di essere intervenuti a questa iniziativa. Grazie. Grazie Presidente, grazie a voi dell'associazione che siete venuti qui in questa giornata molto calda, non certamente molto lombarda, almeno come noi ce l'immaginiamo. Dunque, io vorrei provare a cercare di spiegare quello che è stato l'idea alla base di questo libro e dire innanzitutto che dal punto di vista organizzativo questo libro, a differenza purtroppo di ciò che sta capitando a voi, aveva goduto di un sostegno abbastanza particolare, cioè in quel caso noi eravamo stati ricevuti da un assessore, l'assessore del comune di Bergamo, che ci aveva incoraggiato e anche da un certo punto di vista sostenuto dal punto di vista economico per fare questa giornata. E questo seminario si riunì l'11 aprile 2008, quindi sono già trascorsi 5 anni, insomma. Paolo sa tutte le difficoltà editoriali che abbiamo avuto. Alla fine però, per chi avrà in mano il libro, potrete rendervi conto che la scelta editoriale è stata una scelta editoriale abbastanza felice, perché la collana in cui questo volume è stato pubblicato è una collana, e probabilmente la collana che per la storia dell'8 milioni italiano è la collana insomma più importante, dove ci sono contributi fondamentali, penso soprattutto alle origini etiche delle nazioni di Walter Paul, che è un libro che probabilmente molti di voi conoscono, insomma un libro che ha rinnovato una raccolta di saggi, meglio, che ha rinnovato gli studi da un certo punto di vista negli ultimi 10 anni, insomma, della sua storia dei Longobardi, la storia delle popolazioni cosiddette barbariche. Dunque, questo l'11 aprile, appunto, vi ho già detto, si riunì in questo seminario, e la struttura di questo seminario inizialmente che avevamo pensato io, Francesco Monaco, che scusa, no? Che ricordo questa sua assenza, Paolo e la professoressa Claudia Villa, preside della facoltà di scienze umanistiche dell'Università di Bergamo, nonché studiosa di storia culturale longobarda. La struttura che noi avevamo pensato per questo testo era una struttura capovolta rispetto all'indice che voi trovate nel volume I Longobardi e la storia. E la prima relazione, dunque il convegno venne aperto da Claudia Villa con una breve introduzione. La prima relazione è quella che poi io ho pubblicato come ultima relazione, l'ultimo testo del volume, cioè un testo su Paolo Diacono. E la seconda relazione fu la relazione di Paul sull'Origogenesi Longobardorum, che forse molti di voi conoscono, che è conosciuto più per essere una delle probabili fonti dell'istoria longobardorum di Paolo Diacono, più che come un testo a sé stante, come invece dimostra Paul in questo saggio. Poi c'è un saggio di Francesco Lo Monaco, la relazione di Francesco Lo Monaco, con un titolo apparentemente esoterico, e dai fasti, la Fratergario, in realtà è una panoramica sulla storiografia latina tra il VI e il VII secolo. E poi ci fu la relazione di Paolo Cesaretti sui Longobardi di Procopio. Cosa dire degli autori? Di Paul vi ho già detto, insomma, Paul è sicuramente una delle personalità più note anche della storiografia dell'arte medievistica europea. Paolo Cesaretti e io siamo qui, quindi non è bene fare elogi persone che sono presenti al tavolo, e Francesco Lo Monaco è docente di filologia mediolatina e possiamo dire insomma grande filologo mediolatino, editore di testi,
che non a caso si è riservato un tema, diciamo, il tema più tecnico, questo è anche il saggio più tecnico, se vogliamo dire, del volume, che però contiene un'utilissima tavola in cui vengono messi a confronto al termine del suo saggio e le fonti sull'arrivo dei Longobardi in Italia, cercando di mostrare quelle che sono le fonti coeve e quelle che invece sono le fonti posteriori, e quindi cercando di mostrare le differenze e le analogie tra i vari racconti. E chi leggerà il mio saggio vedrà che il mio è un saggio che in un certo punto di vista invita a diffidare un po' di Paolo Diacono, cioè di non prendere Paolo Diacono come la risposta a tutti i problemi dei Longobardi. Perché Paolo Diacono scrive con determinate finalità, ha a disposizione alcune fonti, dice alcune cose, molte altre non le dice. Se provate banalmente a fare un confronto tra Paolo Diacono e le carte longobarde del periodo, sapete che noi qui non parliamo di carte longobarde, ci atteniamo, diciamo, alla dimensione narrativa del problema. Però a partire dalla fine del VII secolo la documentazione, le carte private, i diplomi, cominciano a, dopo un periodo, diciamo, di oblio, se si può dire così, cioè, si discute naturalmente, cominciano a rifiorire. Quindi è possibile studiare la società longobarda mettendo a confronto il racconto di Paolo Diacono e la documentazione privata. Sì. Paolo Diacono spesso, non voglio dire mente, ma comunque, come vi ho detto, dice alcune cose e altre. Forse perché il suo punto di vista è troppo interno, da un certo punto di vista, alla società longobarda. Pur essendo Paolo Diacono non un uomo di cultura longobarda, come ce lo immaginiamo, insomma, più un uomo. Quindi ecco perché proprio quello di Cesarea è un punto di partenza molto più interessante, ed ecco perché il saggio di Paolo Cesaretti è il saggio più ampio e probabilmente più ricco anche del volume, ma di questo appunto penso che ci debba parlare proprio Paolo. Grazie. Innanzitutto grazie agli organizzatori, grazie a tutti voi che siete qui oggi pomeriggio, rinunciando magari a escursioni o ad altre attrazioni che la giornata può offrire. Anni fa avevo pubblicato per un altro editore una storia di Ravenna medievale, e questa storia di Ravenna medievale non avevo trovato di meglio per iniziare la mia narrazione che rifarmi a un meraviglioso testo di Jorge Luis Borges, La storia del guerriero e della prigioniera. Vedo molti che annuiscono, è un testo meraviglioso della raccolta L'Alef, che racconta una vicenda vera, una vicenda cioè del guerriero longobardo Troctulf, che attraverso una serie di vicende che non vi racconto, così andate giù poi e fate fatturato per la libreria comprando, secondo me, che non guardi la storia di Eva, almeno Borges, l'Alef, il guerriero Troctulf, la storia vera, aveva appunto abbandonato la sua originaria Germania e era arrivato a Ravenna nel VI secolo. E Ravenna aveva visto tante cose sulle quali adesso non serve che io mi intrattenga, perché cioè, possiamo facilmente immaginare visioni ordinate di palazzi, di un progetto urbanistico, colori meravigliosi, materiali destinati a sfidare i secoli e anche i millenni, come ancora adesso. L'idea stessa di una possibile armonica convivenza degli umani, no? Una idea di città che lui, uomo delle foreste e degli animali selvatici, non conosceva. Questa suggestione di Troctulf, che è anche eternata in un preciso monumento ravennate a ogni epigrafe, Borges l'aveva attinta a un passo di Benedetto Croce. Io quindi avevo utilizzato questo passo di Borges per introdurre la mia storia di Ravenna. Chi dovesse consultare, leggere l'introduzione di Francesco per il Longobardi e la storia, troverà che cosa? La storia di Troctulf, il guerriero germanico che dalla Germania delle foreste degli animali selvatici giunge a Ravenna, dove trova i materiali meravigliosi, la città, i materiali, i monumenti, l'idea di città e tutto il resto che vi ho detto prima. Perché? Perché, non tanto per
che Francesco sia un abile, come dire, succhiatore di scie ciclistiche altrui, perché non è questo, ovviamente, ma perché la letteratura ha questa meravigliosa ambiguità. Cioè, lo stesso e il medesimo testo, cioè la storia del guerra della prigioniera di Borges, può servire sia a parlare di Ravenna, sia a parlare dei Longobardi. Questa è la forza della letteratura, è la forza di una fonte straordinaria, anche se elaborata a distanza di un millennio e mezzo dagli eventi, come appunto il testo di Borges. E Francesco fa un lavoro molto bello che gli permette di andare addirittura nel, come dire, nel retroscena dello stesso Benedetto Croce, no? Cioè a Benedetto Croce questa storia di Rockwell come era arrivata, e qui si apre come una sorta di scatola cinese tutta una serie di scenari che riguardano molto meno Ravenna e i bizantini rispetto a quello che interessava a me, e che invece riguardano moltissimo i Longobardi, la storia dei Longobardi, la storia culturale dei Longobardi, la ricezione dei Longobardi attraverso la cultura europea, con particolari riferimenti direi all'opera di Gibbon. E vi dirò che questo testo è dedicato a una voce. La voce è quella di Procopio di Cesarea. Cesarea ubicata in Palestina, da non confondere con la Cesarea di Cappadocia, ovviamente, ed è il tentativo, direi un ulteriore anellino di una catena di contributi che ho dedicato a questo studioso, questo storico, che è stato, a mio modo di vedere, la più grande voce storiografica del VI secolo dopo Cristo, un secolo assolutamente cruciale per la storia mediterranea, non solo per la storia d'Italia, non solo perché il secolo dell'irruzione dei Longobardi nel grande contesto della storia mediterranea. Il VI secolo è il secolo della grandiosa politica di espansione bizantina nell'Occidente, soprattutto per opera dell'imperatore Giustiniano, al potere a Costantinopoli tra il 527 e il 565, è il secolo che dichiara quello che sarà per ulteriori secoli, per quasi mezzo millennio, il grande tema della storia mediterranea, ovvero sia la marginalizzazione dell'Occidente e dell'Italia con l'Occidente e la centralità di Costantinopoli, dalla Sicilia a Napoli, alla Via Appia, a Roma, eccetera. E anche quando non è in Italia, torna a Costantinopoli e Costantinopoli continua a scrivere la sua storia, è dotato di fonti di primissimo ordine, soprattutto in ambito militare, che gli permettono di scrivere non solo della politica imperiale, ma anche e soprattutto delle politiche dei vari regni romano-barbarici e delle varie popolazioni che di volta in volta si affacciano sullo scenario politico. È come se da Costantinopoli lui avesse a disposizione un telescopio potentissimo che gli permette di vedere quello che accade molto lontano, quindi riesce a sia a essere testimone diretto quando può viaggiare e vedere con i suoi occhi, sia ad avere fonti di primissima qualità che gli permettono di esprimersi con grande precisione su quello che accade. Ecco allora che, nonostante egli operi a distanza di migliaia di chilometri, quando a Costantinopoli, dal campo d'azione della politica dei Longobardi, delle loro vicende, del loro affacciarsi sul grande contesto della politica internazionale tardoantica, egli è al contempo informatissimo, lontano nello spazio, ma nel contempo vicinissimo nel tempo e vicinissimo nella prospettiva. Per cui quel Paolo Diacono, che è tanto importante per la storia dei Longobardi,
e anche qualcuno che scrive a distanza di secoli, quel Procopio costantinopolitano, come il Levantino di Cesare di Palestina, che sta a Costantinopoli, che viaggia in tanta parte dell'impero, che scrive in un greco difficile classicistico, al contempo è quello che sta più vicino, è quasi una fonte diretta, è quasi la voce che ci permette di avvicinarci maggiormente al mondo dei Longobardi, al sistema delle aspettative, ai giochi delle trattative e anche alle false aspettative che si creano nella politica internazionale. Da questo punto di vista, è chiaro che non vi racconto tutto il mio saggio e non vi dico soprattutto come va a finire, ma è indubbio un elemento. Per Procopio i Longobardi sono dei grandi outsider della storia mediterranea della sua epoca. Dei grandi outsider, cioè quest'uomo che aveva veduto e che aveva conosciuto l'evolversi della politica bizantina nel Mediterraneo all'epoca del suo massimo fulgore, della sua massima vigoria anche militare, scorge nei Longobardi non tanto un elemento dinamico della storia, un soggetto, diciamo così, capace di scrivere la storia in prima persona, ma scorge semmai un elemento importante che però arriva a latere della storia, cioè i motori della storia, gli iniziatori delle fasi storiche, delle azioni storiche, delle trattative, delle conquiste territoriali, delle grandi diplomazie, eccetera, sono sempre degli altri. E i Longobardi poi arrivano con il loro valore militare, con una certa lealtà, che Procopio loro riconosce, tendenzialmente più leali di altri, con una loro certa compattezza. Ma non sono mai attori di storia in prima persona. Cosa che invece vale per altri. I Franchi, per esempio, sono attori di storia in prima persona, no? E in particolare nell'ultimo libro delle guerre si delinea inquietante una minaccia, un confronto armato tra Longobardi e Franchi che sembra quasi profetico, perché sarà quello che verrà ad accadere secoli e secoli dopo. Grazie a Paolo che ci ha ricordato e vi ha ricordato quello che c'è in questo libro. Io vorrei dirvi quello che non c'è in questo libro e che retrospettivamente forse sarebbe stato bene che ci fosse. Abbiamo sentito appunto qual è il giudizio, o meglio l'immagine che dei Longobardi ci proviene da Procopio. E molto probabilmente dopo il saggio di Francesco Lo Monaco avrebbe dovuto esserci un saggio dedicato a Papa Gregorio Magno. Voi sapete Papa Gregorio Magno, che è vissuto tra il 590 e è stato Papa, tra il 590 e il 604, ha avuto un ruolo rilevantissimo nel costruire un'immagine, quella che è l'immagine negativa dei Longobardi, che ancora oggi viene veicolata nei manuali scolastici e anche in molti testi di storia medievale più o meno, diciamo, a livello elevato. Gregorio Magno con i suoi dialoghi è quello che ci ha lasciato l'immagine dei Longobardi nefandi e crudeli, dei Longobardi che bruciano le chiese, Longobardi che uccidono le suore, i monaci e vescovi, Longobardi che causano per esempio la fuga dell'arcivescovo di Milano, che da Milano è costretto a fuggire a Genova sotto, per rifugiarsi sotto le armi greche di fronte alla pressione Longobarda. Ringraziamo professor Paolo Cesaretti e Francesco Mores per essere stati con noi. Se volete il libro compratelo, se volete associarvi associatevi, e noi comunque ci rivediamo sabato prossimo alle 17 con Valeria Montardi e il suo ultimo romanzo La prigioniera del silenzio. Grazie a tutti e buona giornata.